Il Trono Vuoto è il romanzo vincitore del premio Campiello Opera Prima 2012. E dentro c'è un tema cruciale per i nostri tempi, la crisi della politica. I vecchi partiti e la classe dirigente del paese sono da tempo al centro di un tiro incrociato. L'accusa più pesante è quella di essere lontani, anni luce, dal vivere della gente comune. Il Trono Vuoto è l'occasione giusta per una conversazione a tutto tondo sulla politica di oggi, sulla sua capacità di proporre nuove idee e nuovi strumenti per comunicarle a tutti. Alla festa democratica ne discutono il professor Roberto Bertinetti, la filosofa della scienza Franca D'Agostini e l'autore del Trono Vuoto, lo scrittore e regista Roberto Andò. Buonasera. Roberto Andò, Il Trono Vuoto, premio Campiello Opera Prima, ritirato pochi giorni fa. Un romanzo che racconteremo nel corso di questa serata. Un romanzo in cui un partito che non ha nome ma è facilmente identificabile è al centro della scena. E soprattutto al centro della scena c'è il suo segretario. Due accenni molto rapidi sulla trama, perché poi lasceremo che Roberto Andò sia lui stesso a raccontarci il libro, e senza poi rovinare la sorpresa che comunque il libro contiene, oltre ad una riflessione molto approfondita sul tema della politica. Questo partito, quando il romanzo inizia, è in profonda crisi di consensi. Troviamo un sondaggio che lo dà al 17% ed ha un segretario che, oltre a vivere con personale sofferenza questa caduta di consensi del partito nel paese, tra l'altro le elezioni si avvicinano, ha anche una crisi personale, intellettuale piuttosto profonda, e quindi all'insaputa persino di sua moglie e dei suoi collaboratori più stretti, decide di sparire. Decide di sparire, nella notte lascia Roma e lo ritroveremo in Francia, e a quel punto il suo segretario personale ha una trovata dalla quale il romanzo prende avvio. Scopre che il segretario ha un fratello gemello filosofo con problemi psichiatrici che sono stati risolti, nel senso che è stato dimesso da un istituto, e decide autonomamente, in maniera molto rischiosa, di sostituirlo, cioè di prende il fratello e racconta a tutti che dopo una breve malattia, dopo un breve ricovero in clinica, questo segretario è riapparso. Il segretario gemello cambia completamente il linguaggio degli interventi, cioè sostanzialmente non fa ragionamenti politici, recita poesie, parla molto di filosofia, e quindi su questo Franca D'Agostini ci aiuterà a interpretare questo pensiero. E in una serie di situazioni che si vedono in parte a Roma, in parte in Francia, assistiamo alla trasformazione intellettuale, umana, di una serie di personaggi. Poi ci saranno anche naturalmente delle sorprese.
Il tema quindi è politica, ma politica raccontata attraverso la letteratura. Questo della politica nella letteratura italiana degli ultimi decenni non è un tema centrale, è uno dei meriti del romanzo molto bello, meritatamente premiato al Campiello, meritatamente accolto molto bene dal pubblico dei lettori, dicevo non ultimo il romanzo di Andò, lo ripone al centro del ragionamento. Naturalmente si tratta di un romanzo. Pensandoci un attimo, mi veniva in mente che nella grande letteratura italiana, diciamo del secondo Novecento, la politica è un tema abbastanza laterale, cioè si entra ma non è al centro del ragionamento, tranne per alcuni scrittori che hanno segnato un'epoca e non so se hanno ispirato Roberto Andò o meno, questo ce lo dirà lui tra poco. A me sono venuti in mente tre nomi: Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, in cui in maniera davvero magistrale, attraverso un episodio realmente accaduto al Calvino nell'immediato dopoguerra, cioè Italo Calvino che va a fare da scrutatore in un istituto di cura di Torino, racconta il clima del dopoguerra, la politica vista diciamo dal basso. Gli altri due scrittori, adesso li cito in maniera non cronologica, comunque che hanno messo questo tema della politica al centro della loro riflessione, sono uno che appartiene alla terra natale di Roberto Andò, cioè Leonardo Sciascia, che se ne è occupato in gran parte della sua opera, e uno invece che appartiene alla mia, almeno come nascita, alla mia terra d'origine, cioè Paolo Volponi. Paolo Volponi è il terzo scrittore italiano che mi è venuto in mente. Io professionalmente mi occupo di letteratura inglese, quindi non sono molto esperto di letteratura italiana. Questi tre scrittori mi sono venuti in mente. Io non so se pensava a loro Roberto Andò nel momento in cui ha progettato e scritto questo splendido romanzo, ma sicuramente non sono tanti gli scrittori che hanno affrontato il tema della politica e lo hanno affrontato con questa profondità che il libro ci offre, ci propone. Il tema della politica invece, della rappresentazione, della narrazione, della realtà politica, è molto più presente in altre aree. Penso a quella anglosassone. Mi vengono in mente due scrittori inglesi, almeno, molto conosciuti in Italia. Uno è Ian McEwan, in particolare in un romanzo che si chiama Amsterdam, in cui racconta il clima degli, ma non solo in quello, anche in altri, in cui racconta il clima dell'Inghilterra di Margaret Thatcher. Jonathan Coe, un altro scrittore inglese molto apprezzato in Italia, che ha raccontato in più di una sua opera il clima politico e la politica vera, la politica vista dall'interno. Che poi la politica chiaramente è presente anche nella narrativa italiana in generale, cioè nel senso che raccontando un paese se ne raccontano le trasformazioni, ma non è al centro di solito. Qui la parte diciamo italiana del romanzo è tutta vissuta e narrata all'interno di un partito, anche delle liturgie, dei rituali, delle lotte interne. Tutta la narrativa postcoloniale di lingua inglese, di scrittori anche molto noti, scrittori e scrittrici molto noti in Italia, penso ad esempio a Zadie Smith, ma ad uno scrittore come Salman Rushdie, hanno raccontato la politica, le trasformazioni della politica. Il trono vuoto, dal mio punto di vista, per come ho letto io questo libro, che tra l'altro è pieno di intelligenti ed eleganti citazioni colte, basti pensare che il titolo ad esempio non si riferisce in maniera diretta al fatto appunto che questa posizione di segretario viene lasciata vuota. Il trono vuoto, in realtà l'espressione, l'idea del trono vuoto è una cosa che risale alla rivoluzione francese, è un'idea della democrazia, quindi altra questione sulla quale vorrei sollecitare. Poi tra l'altro c'è un bellissimo allusione in un'altra parte del libro a Napoleone in esilio a Sant'Elena che parla con una bambina
e anche il segretario Fuggiasco ha un rapporto con una bambina. Poi ci sono altre storie che si intrecciano. Dicevo, dal mio punto di vista, Il trono vuoto ha un grande merito ed una particolarità sulla scena letteraria contemporanea italiana di questi ultimi anni, cioè il raccontare una vicenda politica dal centro e nello stesso tempo costringere o suggerire, un libro non costringe, diciamo suggerire al lettore di riflettere attraverso i personaggi che il romanzo propone sull'essenza stessa della politica, sulle sue liturgie, sulle trasformazioni, sulle modalità in positivo e in negativo e sulle influenze che subisce dalle trasformazioni nella società. Dentro il libro, ad esempio, c'è tutta una parte in cui con grande intelligenza si raccontano anche le trasformazioni nella comunicazione politica, no? C'è un dialogo in cui un signore che si occupa di pubblicità e di comunicazione dialoga appunto con uno dei personaggi che ha un ruolo centrale e sostanzialmente gli dice: beh, va bene, io nella mia vita il mestiere che ho fatto era inizialmente di suggerire la maniera più efficace di raccontare i progetti della politica. Poi mi sono trovato a essere io a dover dare le parole a politici che in realtà le parole non le avevano più. Ci sono una serie dentro di rimandi che a me sono piaciuti molto a livello della letteratura. C'è una pagina in cui Roberto Andò parla della politica del piano, no? E parla e ci racconta come questa cosa dei piani, della pianificazione, cioè quindi della volontà sostanzialmente o del tentativo di racchiudere, sottomettere, raccontare il reale attraverso una struttura logica, dopo Franco D'Agostini mi correggerà su questo punto, non lo so se è possibile raccontare attraverso una struttura logica, comunque l'idea del piano è una cosa che si programma e si realizza. Lui dice è stata fatta attraverso la letteratura e ci fa una serie di esempi tratti dalle letterature di altri paesi. Quindi è un romanzo che ci offre moltissime suggestioni e che attraverso un microcosmo con le sue liturgie, con i suoi rituali, con anche con i suoi molti, moltissimi lati oscuri, le lotte politiche interne sono un altro degli elementi che attraversano il racconto, diciamo sintetizza, riassume, ci racconta le trasformazioni profonde che questo paese ha subito, perché ci sono diverse generazioni di uomini politici che nella parte italiana del racconto hanno, utilizzando con grande sapienza, secondo me, una serie di registri narrativi diversi, perché ci sono le parti in cui si usa il registro dell'apologo, tutto sommato, altre parti in cui la cosa diventa una commedia, una forma di commedia sofisticata, raffinata, intelligente, ci sono delle parti abbastanza drammatiche, insomma c'è una grande capacità di intercettare cose che nella nostra letteratura, di raccontare, di proporre cose che nella nostra letteratura, nella letteratura di lingua italiana abitualmente non ci sono e che troviamo con maggiore frequenza, diciamo così, nelle letterature di altri paesi. Io le trovo in quelle di lingua inglese perché le conosco meglio rispetto ad altre, ma ce ne sono anche in altri paesi, anche in quella statunitense, naturalmente non soltanto in quella inglese, anche in quella francese, anche in quella tedesca. Quindi diciamo che il romanzo di Roberto Andò ci riporta la politica al centro della letteratura, lo fa con l'intelligenza del letterato, con la raffinatezza dei giochi combinatori, potremmo dire postmoderni, ma insomma la parola non so se vada molto di moda, funzioni molto adesso, ma ci sono una serie di storie dentro le storie. Mi viene in mente un autore che è meno conosciuto in Italia di quelli inglesi che ho citato prima, ma molto bravo, che si chiama Julian Barnes, che è uno che lo stesso ha molto usato la logica combinatoria. Per esempio la ragione del titolo ci viene spiegata da un regista che vive in Francia
che è un idolo intellettuale di uno dei protagonisti, del protagonista che scompare, che si chiama Enrico, e il quale dice: ho deciso a un certo punto di girare un film sulla politica e ho deciso di intitolarlo Il trono vuoto. Siamo quasi verso la fine del romanzo e lì il lettore capisce da dove nasce questa cosa che ha a che fare con la rivoluzione francese. Quindi un romanzo che racconta la storia dell'Italia contemporanea in maniera intelligente, che racconta le crisi esistenziali di una serie di personaggi che con la politica hanno a che fare, che ci apre anche uno sguardo sulle modalità di rappresentazione sia della letteratura che della politica che del cinema, perché il cinema ha un ruolo molto importante, perché Enrico, quando va in Francia, poi va sostanzialmente a lavorare dentro un meccanismo di produzione mentre si sta girando un film. E poi c'è un altro regista, che è quello che decide di lavorare in futuro ad un film sulla politica, che appunto vorrà intitolare Il trono vuoto. Quindi ci sono tutta una serie di storie e di scatole che si intrecciano in maniera molto sapiente all'interno di questo libro, che quindi io considero, e qui chiudo e lascio la parola a Franca D'Agostini, un eccellente romanzo che ci racconta in maniera intelligente, offrendoci moltissimi spunti di riflessione, ci racconta la realtà di oggi, ci racconta la realtà della politica di oggi, ci racconta le trasformazioni, ma anche ci lascia intravedere le enormi potenzialità troppo spesso non sfruttate della letteratura per darci delle chiavi di lettura della realtà italiana degli ultimi anni. Lascio la parola a Franca. Bene, devo dire che questo libro andava trattato come un romanzo ed è stato giusto dare la parola anzitutto a Roberto. Però questo libro contiene una precisa analisi, un'analisi della, come tu dicevi, della situazione politica italiana, della crisi della politica, ma contiene anche un'ipotesi di soluzione, ed è questo che è bizzarro, perché siamo abituati ad analisi, a molto anche analisi piene di pathos e di, anche di rigore, no? Di dettaglio storiografico e ricostruttivo sulla situazione italiana, su com'è l'Italia, sui problemi dell'Italia, ma non siamo abituati tanto alla soluzione. Quindi quello che io vorrei fare, che io ho provato a fare, è leggere il libro di Roberto Andò come un testo di filosofia della politica. Ma più propriamente anche, non soltanto, anche di politica della filosofia, perché il punto cruciale di cui ci si interroga nel libro sono i fondamenti filosofici della politica. Allora uno dice: ma no, per la carità, nessun fondamento filosofico, ma come? Viviamo nell'epoca della fine delle ideologie, viviamo nell'epoca della pragmatizzazione del linguaggio politico, viviamo nell'epoca, anzi forse stiamo uscendo, diciamolo, dall'epoca del programmismo, del famoso programmismo. E invece questo libro dice: ma un attimo, non c'erano una volta delle basi filosofiche della politica, e c'erano soprattutto, e questo è un punto importantissimo che noi tutti abbiamo dimenticato, c'erano soprattutto per la politica di sinistra. Soprattutto la politica di sinistra è quello che si dice una politica connected, cioè collegata a una visione del mondo, a un'antropologia, a una logica, cioè quel famoso apparato che era la logica hegeliana, no? Il famoso, cioè si diceva il capitale era, ma non soltanto, tutta la sinistra in tutte le sue infinite sfaccettature ha sempre mantenuto questo rapporto.
È una tesi che si può documentare anche in dettaglio, proprio nei minimi dettagli. Ma naturalmente non stiamo facendo questa ricostruzione, stiamo parlando invece di questo libro. La tesi fondo del libro è estremamente interessante, perché secondo me la tesi di fondo di questo libro è che la filosofia fa bene alla politica. Una tesi provocatoria, una tesi sicuramente in controtendenza rispetto a qualche anno fa. Oggi già circola quest'idea, no? Ma già soltanto fino a pochissimo tempo fa circolava invece l'idea assolutamente folle, no? Folle con delle ragioni naturalmente culturali precise, che era l'idea lanciata da Richard Rorty, secondo cui la filosofia era un danno per la democrazia, quindi per la carità. Ora, questa tesi va rovesciata per ragioni proprio banali, molto semplici. La filosofia nasce propriamente in greco, cioè nasce la parola filosofia, nasce prima, ma l'uso del termine filosofia, come riconoscono gli studiosi, si diffonde in Grecia all'epoca dell'Atene democratica e nasce proprio come medicina della democrazia, come cura del dibattito pubblico democratico. Ed era esattamente la procedura di Socrate, che smontava il discorso dei sofisti e naturalmente falliva miseramente. Noi sappiamo tutti come è finito Socrate. Ora, in questo libro abbiamo invece un Socrate che non fallisce affatto, ma fa balzare il suo partito, e questo tu Roberto non l'hai detto, dal 17% al 65% o anche al 66%. Allora, adesso dobbiamo andare a controllare. Cioè, è questo il punto. Cioè, i due gemelli, perché il finto segretario è un filosofo, tra l'altro un filosofo pazzo, e questo non è da considerare, da sottovalutare, no? Un filosofo con un passato di follia, perlomeno, no? Allora, il sostituto è un filosofo, e questo filosofo, con le sue dichiarazioni, all'improvviso determina un successo incredibile, quindi un tipo di consenso completamente diverso dal consenso della pubblicità, diverso dal consenso degli altri, un tipo di consenso del tutto diverso che fa passare il partito dal 17% al 65%, per cui diventa il primo partito. Il partito d'opposizione nei sondaggi risulta essere il primo partito. Quindi mai si è vista meglio esemplificata un'idea che io personalmente e tante persone vanno predicando in questi ultimi anni, cioè l'idea che la filosofia è la medicina della democrazia. Cioè, quando avete un problema, la democrazia è un sistema estremamente fragile, è forse il sistema che la nostra politico, che la nostra specie nel suo meccanismo evolutivo ha individuato come sistema migliore, perché mette insieme libertà e giustizia, importante punto, però ha una serie di enormi problemi, e questi problemi sono strettamente legati a un certo tipo di uso della, cioè possono essere risolti dalla filosofia, ma attenzione, non qualsiasi filosofia. Ora, il secondo motivo per cui questo libro mi sembra quasi sensazionale dal punto di vista di una persona che per anni si è occupata di queste cose senza riuscire a dirle così bene, forse. Allora, il secondo punto è che il libro dà un'indicazione anche molto precisa su qual è il tipo di filosofia che funziona. Perché il nostro problema è questo.
Va bene, adesso non so se devo citare la riunione di Bersani. Ok. Allora, il segretario del PD ha indetto una riunione, forse ispirato, il mio sospetto che sia stato ispirato da Roberto Andò, dal libro di Roberto Andò, ha indotto una riunione il 26 luglio a Roma con un certo numero di filosofi italiani, giovani e meno giovani, un numero congruo di filosofi italiani, e ci ha ascoltato. Ciascuno di noi doveva dire delle sue idee sulla questione del berlusconismo, sul populismo, sull'antipolitica, sui temi di cui discutiamo, no? E io mi sono detta, ma forse avrà letto Il trono vuoto e avrà detto magari, forse sarà il caso di cominciare. Ma il problema fondamentale è che se io convoco l'esperto, se io convoco il tecnico, in una società in cui la politica è malandata, la società è malandata, un po' corrotta, rovinata, ci sono delle cose buone in Italia, per carità, c'è della buona politica qua e là, però sicuramente tutti sappiamo che il livello di degrado del dibattito pubblico è stato veramente alto. Ora, non c'è nessuna garanzia che gli esperti e i tecnici che io chiamo siano neutralmente esperti. Cioè, che garanzia ho che il filosofo che io chiamo sia veramente il filosofo che mi dice qualcosa di radicamento della politica? Non è facile, perché la filosofia soffre quello che un po', cioè la filosofia accademica soffre quello che tutte le discipline accademiche oggi soffrono: sistemi concorsuali difficili, pochi soldi, probabilmente un governo che non ha mai, governi che non hanno veramente mai promosso la cosa, riforme che non sono arrivate. Però il punto è che occorre un tipo particolare di filosofia, non qualsiasi. E qual è la filosofia? Molto semplice, chiarissimo. La filosofia che funziona è banalmente l'arte di dire la verità. L'arte di dire la verità è un'arte difficile che non necessariamente si serve sicuramente sempre della logica, questo sì, ma non necessariamente della logica nel senso stretto del termine, si serve di poesie molto spesso, di musica, e nel libro infatti troviamo gli strumenti di questo filosofo diventato segretario del partito d'opposizione, no? E gli strumenti del filosofo diventato segretario attraverso i quali lui riesce a dire la verità sono le poesie. Infatti il suo primo discorso, che ha grandissimo successo, è una poesia di Brecht, no? Poi l'uso della musica. In qualche modo la musica funziona, per esempio, per operare una sorta di conversione del collaboratore Bottini, no? Cioè compare nel libro un'idea di come uno sfondo di modalità di dire il vero, no? Che è estremamente variegato. Compaiono una quantità incredibile di risorse che noi abbiamo. Noi italiani, ma tutto il mondo, abbiamo delle risorse enormi per fondare filosoficamente la politica e non le usiamo, no? Quindi il primo momento in cui queste vere risorse vengono usate, ecco che balzano i sondaggi. Allora, solo per concludere brevemente i punti essenziali. Allora, prima cosa che mi interessa molto: Roberto Andò non fa un errore molto comune, cioè l'errore di pensare che dire la verità sia proprio delle brave persone. Non è affatto vero. La verità è un allaccio della conoscenza alla morale, del verum e del bonum, no? Ma non è
non è il rispetto, cioè non è che dicono la verità le persone che rispettano i valori condivisi, che sono tanto buone, che sono tanto corrette. Tant'è vero che Hannah Arendt, questo è il primo riferimento importante che ti suggerisco, Hannah Arendt in verità, in Responsabilità e giudizio, dice delle cose illuminanti. Per esempio dice che ad allinearsi al nazismo non furono le persone per bene, le persone che credevano nei valori istituiti, no? Ma furono le persone che non avevano nessun valore, non avevano niente da perdere, quindi diciamo in realtà i veri critici della verità istituita, che è la falsa verità istituita, non sono affatto le brave persone, sono i cosiddetti nichilisti. Questo rovescia un po' la tesi di Benedetto XVI, il quale sostiene che in realtà l'appoggio al nazismo deriva dal nichilismo dello Stato moderno. Invece no, il nichilista è critico, è capace di far urtare la verità di fatto contro il coerentismo, attenzione. Il coerentismo vuol dire il siamo d'accordo delle alleanze. Se ci alleiamo tutti quanti a dire che gli ebrei sono un pericolo per il popolo tedesco o che i gay sono pervertiti, questo non è vero, continua a non essere vero. E quindi questa percezione esatta della differenza tra la verità di fatto e la verità coerente delle oligarchie che si mettono d'accordo è uno strumento che ha solo veramente un popolo democratico. Allora, andando avanti, vorrei soltanto puntualizzare ancora a questo punto due punti. La prima questione è la questione del berlusconismo, no? Che viene senza essere pronunciato. Allora parliamo, diciamo pure che l'alleato, cioè è questo, come si chiama, Nolfo. Questo Nolfo in realtà è un Casini, un serpeggiante forse. Vabbè, comunque ci sono nomi e cognomi di questi personaggi abbastanza trasparenti. Comunque il punto, qual è la ricostruzione? Allora, la ricostruzione del berlusconismo è piuttosto chiara, è stata fatta da molti, no? Una persona che per interessi suoi si è comprata, cioè un industriale delle comunicazioni che, disponendo di questi mezzi veramente notevoli, si è comprato, si è procurato la democrazia di un paese. Però voi sapete che questo industriale delle comunicazioni aveva un bel po' di problemi, processi in corso. Una delle ragioni della sua entrata politica probabilmente era quella. Vabbè, ma lasciamo da parte, perché magari quelli del Foglio o di Libero non sono d'accordo. Vabbè, comunque, berlusconismo, cosa ha dovuto fare? Ha dovuto creare, per ovviamente evitare, no, le conseguenze, no, di queste difficoltà, ha dovuto creare quello che di nuovo Hannah Arendt chiama la menzogna organizzata, cioè una versione della realtà alternativa alla vera versione, e l'ha naturalmente propagata con tutti gli strumenti che aveva, creando una situazione di desrealizzazione generalizzata. Allora, il paragone con il presidente Schreber che fa Roberto Andò, il famoso presidente del caso clinico, no, di Freud, che si costruisce tutta una realtà, no, è un paragone assolutamente perfetto, no? Solo che il presidente Schreber era una povera persona malata, no? E invece questa persona aveva tanti strumenti, in più la sua derealizzazione, cioè la sua realtà derealizzata probabilmente era un prodotto strategico, non era del tutto un prodotto di malattia. Quindi, però, cosa si fa in una situazione così? Nel libro, proprio il rigore dell'analisi, secondo me a questo punto mi ha persino un po' impressionato, perché nel libro si dice che in una situazione di verità derealizzata si determina ciò che i filosofi logici, a partire da Saul Kripke, chiamano infondatezza. Cioè non c'è né vero né falso,
o quel che è vero diventa falso e quel che è falso diventa vero. E infatti il nostro amico filosofo cita Epimede, il paradosso del mentitore. Allora, la situazione generalizzata del paradosso del mentitore è quella tipica di una realtà derealizzata. Il secondo elemento di una realtà derealizzata è il conflitto sociale, che è il risultato di un conflitto cognitivo, perché la versione fasulla, no, non riesce a mettere a tacere del tutto l'altra versione, e quella preme in qualche modo, no, per avere ragione, e quindi emerge. Allora, cosa fa il nostro amico filosofo? Fa due cose. Allora, prima cosa, l'arte di dire la verità, che è poi l'arte di pensare ed è l'arte di parlare, perché ovviamente l'arte di dire la verità è anche arte di vedere la verità, no? È essenzialmente un'arte di tagliare. Dall'inizio del libro fino alla fine, io ho citato almeno tre contesti. Il primo è a pagina 22, quando si parla dell'incapacità del taglio netto, della rottura. Poi a pagina 129 la politica, poi la politica senza no, che è poco dopo, poi a pagina 129 di nuovo c'è un accenno al fatto, alla mediazione interpretata. Guardate bene che in filosofia la mediazione è l'estremo, perché nella mediazione c'è la forza, no, dell'argomento, mentre invece la mediazione come tatticismo delle alleanze è proprio un fraintendimento clamoroso, no? Quindi, primo, tagliare. L'arte di tagliare, però, chiaramente non è un'arte facile ed è diventa con chiarezza l'arte di ristabilire l'uso delle parole. Infatti uno degli argomenti del libro è: ci hanno espropriato delle nostre parole, l'hanno distorte, no? Pensiamo alla parola libertà, parola tipicamente propria dell'emancipazione, propria in un certo senso di una sinistra democratica, no? Che teoricamente dovrebbe associare libertà e giustizia. Ultima osservazione. Ne avrei ancora altre, ma voglio lasciare lo spazio perché sennò parlo troppo. Foucault, nei suoi ultimi corsi al Collège de France, che si intitolano Il coraggio della verità, spiega benissimo il funzionamento della verità in democrazia e dice, analizzando la democrazia greca, e dice: la democrazia si caratterizza per tre aspetti. Il diritto di tutti di prendere la parola, che è una cosa assurda, perché in realtà, cioè, è il demos che può prendere la parola in democrazia ed è una cosa inedita in nessun regime. La falsa democrazia dell'elite che noi viviamo, perché le democrazie che stiamo vivendo sono democrazie dell'elite, come voi sapete bene, no? Allora, la falsa democrazia dell'elite non lascia certo parlare tutti, no? Io ho fatto una fatica nella vita per riuscire a dire due parole, tant'è vero che tendo a parlare troppo, però comunque non lascia parlare tutti. Quindi, primo requisito, il diritto di tutti di parlare. Secondo requisito, e lì comincia il taglio che però viene dal demos, no? Il secondo requisito: alcuni hanno uno speciale ascendente, no? Cioè alcuni hanno diritto di parlare più degli altri, sono i rappresentanti del popolo, no? Però attenzione, questa elite, e questo è il terzo elemento, quindi primo, tutti hanno diritto di parlare, secondo, alcuni hanno ascendente, terzo, la giustificazione dell'ascendente si deve alla capacità di dire la verità. Badate bene che il concetto di verità è un concetto del demos, è un concetto tipicamente democratico, tant'è vero che anche la parola aletheia, nell'uso in cui noi la usiamo,
diventa di comune uso nell'Atene democratica, appunto. Allora, è il demos che vede anzitutto la verità, è il rappresentante che deve dire la verità, no? Ora, e che deve avere il coraggio della verità, perché come si dice bene nel libro, quest'arte difficile ha delle resistenze. Una resistenza è la paura, e badate bene che il tatticismo e il programmismo sono volti della paura, questo se vogliamo lo possiamo anche sviluppare, no? Il secondo problema è il problema del consenso, no? Il consenso, però questo problema lo lascerei da parte, in parte perché ne ha già parlato lui, e poi perché vorrei invece lasciare la parola a Roberto, all'altro Roberto. Io intanto vi saluto e vi ringrazio per questa bellissima lettura, introduzione al libro, e forse per, come dire, tentare di dare risposte o di corrispondere alle vostre parole, vorrei raccontare da dove nasce questo libro per me, che da che sentimenti, perché poi io faccio il regista e ho sentito il bisogno che questa storia prendesse la forma di un romanzo. Prima di tutto perché è la storia di una crisi che corrisponde a una voce interiore che si racconta nel romanzo, che è quella di questo segretario del partito d'opposizione. E il sentimento da cui è nato è proprio il fatto che quest'Italia del berlusconismo, quest'Italia in cui ci siamo trovati immersi, è deprimente, senza un'apparente prospettiva, quasi rassegnata al proprio declino, al proprio anche al proprio stallo, all'incapacità di ritrovarsi di fronte convinti delle proprie idee, del proprio desiderio di cambiamento. Mi piaceva, avevo voglia di una storia che avesse il carattere leggero che questo romanzo ha, e quando dico leggero lo dico perché lo considero nella mia vita d'artista un punto d'arrivo, la leggerezza, non certo perché è, come dire, una cosa che dà il senso di una maggiore approssimazione a una realtà, ma invece è proprio un filtro che forse ci è voluto del tempo prima di raggiungere. E avevo voglia di inventare una storia che mi consentisse di raccontare questi anni e di raccontare quello che è accaduto della politica, al fatto che la politica fosse diventata la metafora della vita che sfugge a se stessa e forse la metafora di un paese che sfugge a se stesso. E quindi mi si è presentato questo personaggio, che è il personaggio di un segretario di partito, che qualcuno ha definito un uomo senza qualità. E perché è diventato interessante oggi la figura del segretario di partito? Perché nella nostra epoca i segretari di partito, come molti uomini politici, si impongono per le loro fragilità, mentre prima, fino a un certo momento, gli uomini politici, i leader, apparivano, come dire, chiusi in una specie di impenetrabilità mitica o nei loro riti sconci di uomini di potere, oggi ci appaiono improvvisamente sfocati, indecisi. E nel momento in cui raccontano questa sfocatura sono narrabili, diventano, per chi vuole raccontare,
diventano improvvisamente più interessanti. E questo forse spiega perché, da un certo punto di vista, la letteratura italiana ha mancato l'appuntamento con la politica, perché è vero che c'è, i nomi che sono stati fatti sono dei caposaldi sicuramente, Sciascia, basta ricordare una frase straordinaria di Sciascia che dice nel suo primo romanzo, a proposito della scrittura, lui dice: basta un colpo di penna come fosse un colpo di spada. Si capisce il rapporto tra la scrittura e l'azione che Sciascia ha dato attraverso la sua letteratura, attraverso la sua opera. Ma mi viene in mente un nome che non è stato citato, che è Pasolini, che in un altro senso è stato il grande scrittore politico in varie forme. Si può discutere, si può evidentemente non ritrovarsi nel suo punto di vista, ma è indubbio che era un uomo che ha saputo smuovere attraverso la letteratura l'idea della politica e che è partito da un'analisi del potere, da un'analisi del potere italiana, come che ha dei rapporti con quella di Sciascia, cioè come di una trama che ha qualche cosa di quella oscura concatenazione mafiosa di cui parlava Sciascia a proposito del potere in Italia. E Pasolini estremizza questa visione e nell'ultimo film racconta proprio un anello tremendo che il potere può assumere quando diventa rito sconcio proprio. E sicuramente ci sono altri come Volponi, ma questo legame mancato con la politica ha a che fare, secondo me, proprio con questa difficoltà di narrabilità della politica. E nel libro io cerco anche di raccontare, per esempio, cito uno dei personaggi che forse è la stazione cruciale che fa da confine con quello che poi sarebbe venuto dopo. Cito Moro, ma accanto a lui potrei citare anche Berlinguer. Per esempio, Moro in qualche modo ha dato una risposta romanzesca al mondo a cui apparteneva attraverso quelle lettere che ha scritto dalla prigione delle Brigate Rosse. Lui ha scritto con quelle lettere il romanzo che non è stato scritto sulla politica italiana. E quando parla delle ore liete del potere, nessuno ha mai pronunziato parole così precise sul mondo della politica, sapendo di non avere nessuna intenzione di varcare di nuovo quella soglia che per lui era stata definitivamente abbandonata dal giorno in cui era stato catturato. E quel libro non è stato possibile scrivere per varie ragioni misteriose, ma sicuramente ha a che fare con qualche cosa di opaco che circonda la politica in Italia. Un po' questo aspetto misterico, inutile, che ha sempre avuto, basti pensare appunto lo stesso Moro, come è stato rappresentato dagli scrittori, come ce lo ricordiamo tutti, come l'uomo delle convergenze parallele, di un linguaggio che non significa niente, che è totalmente astratto, totalmente privo di riferimenti. E però poi Moro, in un certo senso, attraverso il destino tragico, ha assunto il carattere di anche lui di una spia di questo naufragio della politica e dell'impossibilità di narrarla, e si è manifestato finalmente al pensiero. Quello che è accaduto alla politica italiana è che a un certo punto ha abbandonato, come ha benissimo detto Franca D'Agostino, il pensiero. Non è più un luogo, non solo dove attraverso il pensiero incontrare la verità, ma c'è stata proprio una specie di naufragio progressivo e dissolvenza lenta attraverso cui
la politica non racconta più niente, racconta solo se stessa nei riti, in quelle rappresentazioni che vediamo ogni giorno, che riguardano lo stare dentro il potere, come dire, avvinghiati al potere. Ora, questo libro per me era anche la necessità di raccontare una dimensione interiore della politica, perché in fondo noi non conosciamo questa voce interiore della politica. Ogni tanto ci arriva, o ci è arrivata sotto forma di gossip volgare, la dimensione privata dell'uomo politico, oppure ci arriva un po' così, velata. Il politico ha paura di rivelarsi nella sua dimensione. Ed è vero che ogni uomo politico, ogni potente, è un estraneo a se stesso. E questa estraneità a se stesso è quello che ho voluto raccontare. Questo segretario di partito si accorge non solo che c'è una crisi e che quindi questa crisi lo blocca, lo paralizza, non riesce più a pronunciare una parola, non riesce più a compiere il rito, quello che normalmente gli assicurava una buona performance. Ma a un certo punto ha bisogno di tornare nel punto da cui è partito, nel punto da cui si è interrotto tutto, nel punto in cui ancora si ascoltava, e ha bisogno di fermare proprio il battito del suo cuore, di ascoltarlo, e ritorna a casa di questa amica, che è una donna con cui ha avuto un rapporto quando voleva ancora fare un altro mestiere, che era appunto il regista, e lei si è sposata nel frattempo con un famosissimo regista, cui si alludeva poco fa, un regista orientale, e si ritrova un po', come dire, recluso in questa casa, nascosto come un re che è sfuggito, appunto, un re in esilio, e improvvisamente si riapre tutta una voce interiore che nel tempo si era interrotta. Contemporaneamente a Roma, invece, attraverso il suo segretario e la moglie, gli succede questa cosa incredibile, che viene sostituito da questo fratello gemello. In un certo senso è vero questa dimensione doppia, cioè il fatto che ogni uomo politico non conosce se stesso e in qualche modo rimane un estraneo. Dal momento in cui si installa nel potere diventa un estraneo. E questo fratello gemello è per lui un estraneo, uno con cui ha rotto, uno che ha fatto una vita completamente diversa dalla sua. Poi scopriremo perché hanno rotto. È un filosofo, è un uomo che ha avuto una fortissima, cioè è afflitto da una depressione bipolare, per cui entra ed esce nelle strutture sanitarie, però è un uomo che, proprio perché è allenato al dolore, conosce il senso della parola e del rapporto con la gente. E quindi quest'uomo riesce a attivare un dialogo completamente diverso, che lo porta nel giro di poco tempo ad essere protagonista di una riscossa politica di questo partito. E in effetti lo fa in un modo estremamente nuovo, lo fa appunto citando i poeti, raccontando per esempio a memoria i versi di un grande poeta come Brecht, che non a caso è una poesia molto celebre del periodo in cui Brecht era in esilio in Danimarca, e che si chiama A chi esita. Potrebbe essere un manifesto politico oggi per la sinistra, visto che il tema della sinistra è proprio l'esitazione. E in questa poesia proprio si parla di un nemico e di come fronteggiare il nemico, di come far sì che il nemico non sia, diciamo, ancora una volta mestatore, come dire, mistificatore dei propri pensieri, dei pensieri di quella parte che vuole reagire. Questo filosofo è ovviamente una creatura dell'immaginazione, non è un romanzo, si muove su un piano totalmente privo di
messaggi che possano avere effetti reali. E mi ha molto interessato quello che dice Franca D'Agostini, perché è vero che nell'affrontare e dare credibilità a questo personaggio, io l'ho inserito in un flusso di pensieri, di ragionamenti, di paradossi, che a un certo punto ne fornisca un ritratto. E poi mi sono ispirato anche a quei personaggi meravigliosi che nella vita capita di incontrare, cioè non eccentrici, ma in cui questa follia è il rovescio di una grandissima umanità, di una capacità di stare nella relazione con l'altro in un modo completamente nuovo, sempre nuovo, che sempre si alimenta dell'altro. E lui in un certo senso c'ha una sua, come dire, scoperta anche progressiva, cioè, anche in lui c'è una reazione di sorpresa, anche se è un uomo forse geniale, ecco. Il romanzo ti consente di immaginare al potere degli uomini geniali, così come ti consente di immaginare dei politici che scappano, perché purtroppo nella realtà non scappano, non vanno all'estero a cercare un'amica e quindi rimangono al loro posto. E questo romanzo quindi per me è una specie di risposta a questo lungo periodo buio italiano in cui la politica è stata definitivamente mortificata, e con la politica anche l'antipolitica, secondo me, nel senso che è come se si dovesse ripartire da un alfabeto, ed è per questo che trovo sempre insufficiente nel modo di rappresentare il problema che sta vivendo la politica. In un certo senso qui io colloco la poesia come il luogo in cui sempre la parola ritrova un suo riscatto, perché è vero che la poesia, i poeti hanno la capacità di mostrarci il mondo attraverso le parole e di riformulare un alfabeto. Ora, la politica non può fare quello che fa la poesia, però anche la politica, e l'ha sempre avuto, se non, come dire, rende convenzionale questo rapporto di estraneità alla vita. Perché la politica deve essere estranea alla vita? E quindi inevitabilmente malata. Il problema della politica è non solo l'estraneità a se stessa, ma l'estraneità a se stessa come estraneità alla vita. E quindi quest'uomo, questo segretario di partito, riparte proprio dall'amore, dalla malinconia. Anche lui è un depresso, solo che non lo sa, mentre quell'altro è stato tutta la vita a ingaggiare una lotta. Lui è un depresso come molti politici sono depressi. Oggi leggevo che nel film di Bellocchio ha immaginato un dialogo tra uno psicanalista interpretato da Roberto Erlizca, grandissimo attore, e Tony Servillo, che fa il senatore del PDL. E a un certo punto Erlizca, che è lo psicanalista dei politici, gli dice: sono tutti depressi perché ogni volta che non li invitano alla televisione vanno in depressione, io devo stare sempre lì a trattarli. Ora, questo lato può sembrare una boutade, quella di Bellocchio, ma invece secondo me il vero problema della politica italiana è che è un mondo di malati. Adesso io non voglio fare diciamo una generalizzazione che può sembrare pericolosa, ma questo aspetto di non conoscenza del politico, non capacità di usare e di penetrare dentro se stessi attraverso l'alfabeto che ognuno di noi ha per capirsi, per ritrovare il proprio tono, per ritrovare il proprio modo di stare al mondo, per confessare il disorientamento. Ma perché un politico non dovrebbe
anche confessare il disorientamento. Uno dei grandi politici della storia europea, De Gaulle, ha detto a un certo punto in un'intervista: la politica è impotenza. La politica è impotenza dal momento in cui un uomo politico diventa al potere, il potere, il presagio della fine è proprio, lo accompagna, così pure la malinconia. E questo tema della malinconia dell'uomo politico, che in questo caso è la malinconia di un uomo politico di sinistra, che vorrebbe corrispondere a quelle che io, attraverso le parole di Sciascia, che si riferisce a Moro, c'è questa bellissima pagina dell'affair Moro dove Sciascia dice che a un certo punto la categoria che gli sembra più interessante oggi non è più una categoria ideologica, ma è la categoria della pietà. Dice: fino a una certa vita ho sempre privilegiato i rivolgimenti anche sanguinosi per risolvere le questioni dei cambiamenti della storia. Da un certo momento in poi mi interessa la pietà. E si rivolge a Moro chiedendosi a un certo punto perché gli hanno affibbiato questa etichetta del cinismo meridionale, del rappresentante del cinismo meridionale, del pessimismo meridionale. E lui dice: forse perché in quei suoi occhi, in quel suo sguardo e in quel suo modo di parlare si può vedere il rappresentante di una concezione che vede nelle illusioni, le illusioni che muovono il mondo, correre verso la morte. E lui dice: no, io mi rifiuto di credere che le illusioni che muovono il mondo corrano verso la morte. Cioè, ci sarebbe da dire altro su questo tema della morte a proposito delle illusioni, ma è vero che a un certo punto la politica italiana, anche di sinistra, è diventata, diciamo, cultrice di una speciale necrologia delle illusioni che muovono il mondo. E da quel momento si è rotto tutto. E ecco, il libro muove queste cose, le muove come fa un narratore, e proprio per raccontare questo scenario italiano che oggi sembra rimettersi in moto o non rimettersi in moto, perché purtroppo siamo lì, siamo proprio in questo momento in cui io ho scritto il libro molto prima che la politica delegasse i tecnici dello scettro ai tecnici, quindi che in qualche modo i professori, e quindi prima che Monti fosse proprio all'orizzonte, in piena epoca Berlusconi, di un Berlusconi che proprio non voleva andarsene, e invece oggi questa specie di profezia del trono vuoto si è avverata, è diventata proprio una tecnica del potere in quest'epoca, che potrebbe anche estendersi, proprio perché il potere oggi non è più anche nel mondo politico, perché il potere è altrove. Anche qui c'è una malinconia specifica del leader di partito, perché sa che in un certo senso tutto si gioca altrove, e quindi tutta questa storia dello spread, della lotta con un mondo che invece ha delle leve molto diverse, e anche qui in fondo mi riallaccio a quello che diceva Franca D'Agostini: il vero tema è proprio perché il potere alla fine è solo maschera, perché è solo finzione in quest'epoca, e quindi questa difficoltà di accedere o di raccontarci la verità, perché diventa solo finzione, in un certo senso anche nel mio romanzo, perché alla fine questi due gemelli hanno uno stranissimo finale che non vi racconto, ma si dubita e non si capisce chi dei due sia tornato al potere. E questo mi sembra l'aspetto più preoccupante,
e in un certo senso va al di là dell'epoca che noi viviamo. Penso che sia una delle strutture portanti del potere questo costituirsi dentro la finzione. Grazie. Io vorrei fare una domanda molto secca a Roberto Andò, partendo dalla poesia di Bertolt Brecht e dal tema del linguaggio che ha attraversato tutta la conversazione di questa sera, il tema, insieme al tema della verità e a quello della rappresentazione attraverso la letteratura. A un certo punto Brecht in questa poesia scrive: il nemico ci sta innanzi più potente che mai, sembra gli siano cresciute le forze, ha preso un'apparenza invincibile e noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo, siamo sempre di meno, le nostre parole d'ordine sono confuse, una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Giovanni, il gemello filosofo, cambia il linguaggio, cambia la modalità della comunicazione, direbbe qualcuno, e attraverso questo cambiamento di linguaggio acquista consenso, cioè porta dal 17 al oltre 60, 66, abbiamo appurato che è il 66, il partito. Allora la domanda secca che riguarda un contesto di attualità è la seguente: ma la sinistra che abbiamo davanti in questo momento, quella che convoca i filosofi a farsi spiegare la cosa, al romanziere, regista, narratore, osservatore della vita civile Roberto Andò, questo linguaggio della sinistra sembra adeguato, capace di non solo di catturare consenso, che può essere diventato un consenso cognitivo, ma di leggere e di proporre la realtà come alcuni di questi personaggi fanno? Ma mi sembra che sicuramente non è si avvantaggia oggi la leadership attuale, si avvantaggia di una crisi che colpisce tutto l'arco della politica e quindi anche il campo avverso, che fino a un certo momento sembrava proprio godere del consenso oltre ogni ragione da parte della società italiana, di una larga parte della società italiana. Non tanto larga, perché poi i numeri sono sempre stati falsi, ma insomma di una metà, di una buona metà della popolazione italiana. È chiaro che in questa crisi, a un certo punto, in questo momento la sinistra italiana gode di una possibilità obiettiva di uscire dall'impasse del linguaggio, non attraverso una riflessione che ancora secondo me non è compiuta, e sicuramente non si può dire che alcuni non la tentino, ci sono varie articolazioni in questa sinistra e c'è chi invece ha uno sguardo lucido, mi sembra che sia minoritario e che quindi faccia fatica ad emergere. Quello che emerge, ma io lo vedo, voglio dire, basta vedere come si sta discutendo della riforma elettorale e qual è il contributo della sinistra per capire come si sia lontano da qualunque possibilità di ritrovare quel pensiero che io mi auguro che la politica debba ritrovare. Vedi, il problema è per me è perché nel giro di relativo di poco tempo si è perso tutto quello che era un patrimonio dei costituenti, per esempio. Se uno pensa, a me è capitato di fare uno spettacolo su Nil De Iotti, se uno pensa a quella radice che è la radice della democrazia in Italia e
al fatto che c'era della gente che cercava di corrispondere al proprio mandato con una biografia, e che tutto questo nel giro di poco tempo si è disperso in un modo che va oltre quello che si poteva immaginare per il patrimonio italiano, e che ha evidentemente a che fare col fatto che non è soltanto la marginalità dei filosofi, è la marginalità della cultura, è la marginalità della creatività, è il fatto che quel berlusconismo è stato introiettato ed è diventato anche riconoscibile nella nostra parte in un modo che è inquietante pensare, ma bisogna riconoscerlo. Ecco, tutto questo oggi è arrivato a maturazione in termini a volte indipendenti dalla politica, e quindi mi sembra che in questo momento siamo lì pronti a ricominciare, ma è una riflessione che deve ricominciare e di cui non mi pare che la leadership dia una rappresentazione adeguata. Sì, io in realtà volevo farti una domanda che in qualche modo contiene anche una obiezione, ma non è un'obiezione, ma è una leggera, secondo me. Io valuto, hai visto come ho valutato il libro in un modo non sì, com'è? Ah, dopo questa chiudiamo, quindi molto breve, ok. Allora, diciamo subito, perché il politico è così? Perché? La filosofia è normativa, chiede perché e vuole dare regole, eh? Poi magari non ci riesce, però comunque prepara se non altro la strada alle regole, no? E quindi il vizio dei filosofi è dire che facciamo, perché le cose stanno così. Allora, il punto fondamentale è che nel tuo libro c'è una opinione altissima della cultura, no? Addirittura l'inizio di tutto è la signora col caschetto, l'insegnante col caschetto, no? Grigio, che si inviperisce contro il segretario, è l'inizio di tutto, no? E poi la fine di tutto è l'arrivo di questa straordinaria cultura filosofica, ma anche letteraria, ma anche musicale, del pazzo che rivoluziona tutto. Quindi tu hai una grande fiducia nella cultura, ma gli apparati della cultura sono contaminati quanto la politica. Assolutamente. Quindi il problema che noi dobbiamo porci è: perché questa crisi? Tu stessa hai parlato adesso di una crisi generalizzata che riguarda anche altri settori, che non riguarda neanche solo l'Italia, perché benché in Italia abbia, diciamo, delle espressioni paradigmatiche, e questo forse è un vantaggio a certi punti di vista, no? È emblematica l'Italia in questa crisi rispetto ad altri paesi, no? Allora, questo forse è il nostro unico vantaggio, poca roba, ma insomma, vabbè. Comunque, il punto è, allora, io ti dico questa possibile diagnosi. La mia diagnosi è questa, che la democrazia cresce, cresce ovunque. Adesso ci sono anche i social media, che sono la base di una vera democrazia partecipativa, deliberativa, di base. Il demos veramente parla, no? O potrebbe parlare. Quindi la democrazia cresce, cresce ovunque, è vittoriosa ovunque, almeno nominalmente. Ma tutti i nostri apparati della politica, della scienza, dell'arte, della cultura sono oligarchici, non sono democratici. Guarda la figura dell'intellettuale. L'intellettuale è una prima donna, vuole essere solo lui. Cioè, e gli intellettuali sono lì, dicevamo oggi, si accoltellano a vicenda. Perché? Perché ci devono essere solo loro. Non hanno senso democratico.
guarda la scienza. La scienza è arrivata ai team, no? Cioè il massimo di democrazia della scienza è la fissazione degli standard di qualità, ma gli standard di qualità sono prodotti da un'oligarchia, quindi la scienza non può che essere oligarchica. La politica ha interpretato la rappresentanza, la politica democratica ha interpretato la rappresentanza in senso oligarchico, con il risultato che con la società dei consumi, la televisione, i mass media è diventata questa sordida politica del personalismo e del consenso, quindi largo spazio alla pubblicità, come fosse veramente il paradigma pubblicitario e non più il paradigma filosofico il fondamento della politica democratica. Quindi è questo un po' il problema, no? Ma qual è la soluzione? Questa qui è la domanda. La soluzione, secondo me, c'è nel tuo libro. C'è in quest'idea di filosofia che però non è filosofia oligarchica. Infatti quello poi non si può raccontare, la fine non si racconta. Non è filosofia che prende il potere, e questo è il grandissimo errore di Platone, no? Cioè i greci scoprono che la filosofia è la cura della democrazia. E Platone dice, benissimo, mettiamo i filosofi al potere. Errore tragico. Bisogna rendere filosofo il demos. È il demos che deve fare filosofia. E quindi siamo noi, tutti noi, che dobbiamo diventare quel filosofo. A quel punto noi abbiamo tutti gli strumenti e non ci sarà nessun politico sofista che con la sua realtà derealizzata ci inganna, ci mette in gioco, ci fa saltare il nostro senso della realtà e della decenza, no? Questo, ecco, quindi forse, ecco, sei d'accordo su questo? Sono d'accordissimo. Ma penso che noi siamo ancora in un momento in cui la possibilità che ci sia una contraffazione di questo gioco democratico è altissima, e siamo pienamente in questa battaglia. Questa è la situazione, e questa, diciamo, situazione è talmente evidente anche proprio perché è un momento in cui è difficile che tu non persino nel crimine organizzato in Italia c'è una specie di gioco mistificatorio nel dare una certa immagine, come se il crimine fosse sconfitto. Penso per esempio alla Sicilia, cioè in questo momento mi sembra che il tasso di mistificazione è ancora altissimo, e quindi questo demos è quello che dovrebbe fare, diciamo, la rappresentanza politica, è diventando, è proprio di intercettare, di aiutare, di collaborare con la possibile, ma mi sembra che siamo in una specie di lotta, di tentativo, che certamente è un tentativo molto importante, cruciale, perché dopo 20 anni di democrazia inquinata, se l'Italia non ritrova questo demos, non è un declino, è proprio la fine.